Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi delle letture che ho fatto durante il mese di giugno. Il mese di giugno per me è stato un mese abbastanza proficuo dal punto di vista letterario, perché ho letto 5 libri e 3 graphic novel. Parto col dirvi che la maggior parte di questi libri e delle graphic novel mi sono piaciuti tutti tantissimo, perciò ve li consiglio tutti. Ma partiamo con ordine, non ve ne parlo in ordine cronologico, ma in ordine così un po' casuale. Parto con The Tower di Catherine McGee, edito PN, a un prezzo di copertina di 17 euro. La copertina è bellissima ed è stato un po' questo che mi ha catturato in libreria, anche se ne avevo sentito parlare già dalla trama, diciamo, mi incuriosiva già dalla trama. È stato paragonato da molti a Gossip Girl ed essendo io una grandissima amante della serie TV, ho deciso di acquistarlo. Ci troviamo a New York. New York si è, diciamo, trasformata in una torre. Questa torre è la Tower ed è composta da 1000 piani. Ai piani inferiori ci sono le persone di un ceto sociale minore. Andando su con i troviamo le persone più ricche. Sì. Novembre 2118. La musica e le risate si stavano affievolendo al millesimo piano. La festa giungeva lentamente al termine e anche gli ospiti più resistenti barcollavano verso gli ascensori per scendere nei loro appartamenti. Le ampie finestre che andavano dal pavimento al soffitto erano quadrati di vellutata scurità, ma in lontananza il sole stava sorgendo e tingeva l'orizzonte di rosa pallido venato di una sfumatura d'oro luccicante. All'improvviso un urlo lacerò il silenzio, mentre una ragazza cadeva verso terra. Il corpo che fendeva l'aria fresca del primo mattino. Questo è il prologo. Diciamo che cominciamo già col scoprire che una ragazza cade dal millesimo piano, quindi ovviamente muore. Non si sa però chi sia questa ragazza fino a quando non arriviamo alla fine. I personaggi principali sono Leda, che è una ragazza che brama una droga che non avrebbe mai dovuto provare e un ragazzo che non avrebbe mai dovuto toccare. Poi abbiamo Eris, che scopre diciamo una parte molto importante della sua vita e proprio per questa parte estremamente importante è costretta a scendere nei piani inferiori, circa al 200° piano. Poi abbiamo Raylin, che è una ragazza molto intraprendente, diciamo uno dei personaggi che ho apprezzato di più per la sua semplicità. È una ragazza semplice che è costretta a dover sostenere e sostentare la sua famiglia. Proprio per questo compie vari lavoretti, alcuni diciamo legali, altri illegali, e si ritrova a conoscere meglio un ragazzo perché si reca a casa sua per fare la cameriera a casa di questo ragazzo. Ci sarà qualcosa tra di loro, ma non vi voglio svelare niente. Poi abbiamo Vat, io l'ho chiamato sempre Vat, quindi lo chiameremo Vat, e è l'unico maschio, diciamo, di cui si legge il punto di vista in questo romanzo, perché ogni capitolo è suddiviso in punti di vista, anche se sono scritti tutti quanti in terza persona. Diciamo, ci focalizziamo maggiormente su un personaggio piuttosto che su un altro. Anche se le vite di tutti questi personaggi saranno intrecciate tra di loro. Abbiamo quindi Vat, che è un ragazzo estremamente intelligente e che non fa parte dei ceti sociali superiori. È un ragazzo che, diciamo, si trova nelle fasce inferiori.
Comunque, perché speciali VAT? Perché ha creato un computer in grado di rispondere a tutte quante le sue domande, ed essendo un computer dall'intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale appunto, è stato costretto ad impiantarlo nel suo cervello, proprio perché è illegale avere un'intelligenza artificiale, sarebbe dovuto andare in galera o peggio. Questo fatto gli è d'estremo aiuto in tutta la sua vita, perché l'intelligenza artificiale, lui riesce a comunicare con il suo computer attraverso la sua stessa mente, perciò gli è tutto molto più semplice, riesce a scovare le minime informazioni su chiunque. Poi abbiamo Eri, che è stata disegnata come la ragazza perfetta, è la ragazza che abita al 1000° piano ed è la ragazza più popolare della scuola, la ragazza più amata, una ragazza veramente buona, però che è tormentata da una cosa che lei non avrebbe mai dovuto desiderare, una cosa che non avrebbe mai dovuto, a cui lei non avrebbe mai dovuto pensare. Diciamo, lo stile di scrittura è estremamente, rapido, veloce, succedono moltissime cose, possiamo dire una sottospecie di thriller in un certo punto di vista, anche se non lo catalogherei in nessuno, diciamo in nessun gruppo. È semplicemente un romanzo molto fresco, è semplicemente un romanzo estremamente accattivante che vi catturerà assolutamente, perché i personaggi sono tutti estremamente reali. La storia è molto appassionante, e se all'inizio potrete fare come ho fatto io, un po' di confusione con i vari personaggi, non vi preoccupate, perché parte che all'inizio di ogni capitolo c'è il personaggio di cui andiamo a parlare, ma la cosa più bella è che proprio qui all'inizio del libro ci sono tutti quanti i personaggi principali, e se non ricordate chi sia, chi faccia cosa, potete semplicemente andare a dare un'occhiata, ma non vi preoccupate, perché questi personaggi vi entreranno veramente una parte integrante della vostra vita fino a quando non terminerete questo romanzo. Cioè, ho impiegato veramente pochissimo tempo a terminarlo, perché è veramente, come vi ho già detto, molto accattivante, perciò la lettura è velocissima. Ve lo consiglio come un romanzo adatto per questo periodo in cui volete staccare un po'. Comprate questo libro e leggetelo, perché è veramente, mi è piaciuto veramente moltissimo. Gli ho dato 4 stelline su Goodreads e attendo con ansia il seguito, perché ho scoperto che The Tower, il 1000° piano, è il primo libro di una saga, di una serie. Non so da quanti libri sarà composta, ma spero di recuperare e di leggere molto presto il secondo volume di questa serie, perché veramente mi è piaciuto molto, e il finale lascia un po' con l'amaro in bocca, perché vorrete saperne sempre di più, perciò ve lo consiglio caldamente. Vi parlo poi di Time Deal di Leonardo Patrignani. Questo libro per me è molto importante, perché sono riuscita a leggerlo in anteprima, e poi la De Agostini, la casa editrice, mi ha mandato una copia in omaggio, perché sono stata una delle 5 blogger che scritto la recensione secondo loro migliore, e perciò mi hanno mandato a casa questo bellissimo romanzo,
e una maglietta collegata a questo libro. Purtroppo non ce l'ho qui fisicamente, però è veramente bellissima. Se andate sul mio profilo Instagram Open Paper potete vedere una foto del libro e della maglietta. Questo libro mi è piaciuto veramente molto. Sono rimasta molto colpita dalla scrittura di Leonardo Patrignani, che è un ragazzo, possiamo dire, veramente molto giovane. È una persona molto, molto intelligente per come ha costruito questo libro. Ci troviamo in un futuro post-apocalittico in cui la città di Aurora e i nostri protagonisti sono Julian e Eileen. Aurora è una cittadina dove l'inquinamento sta distruggendo praticamente il pianeta, dove le malattie sono diciamo molto sviluppate e l'aspettativa di vita si è abbassata di gran lunga proprio per queste problematiche collegate all'inquinamento, eccetera. È stato però creato un farmaco, il Time Dial appunto, che è in grado di bloccare lo scorrere del tempo per le persone, diciamo, le persone non invecchieranno mai, ma potranno comunque morire se colpiti da una malattia o comunque da, diciamo, un incidente stradale o queste cose. È un romanzo molto molto intelligente perché si parla della figura delle aziende farmaceutiche in modo estremamente reale. Ci troviamo appunto in questo mondo in cui se non si fa parte di questa azienda farmaceutica non si accettano i vincoli dati dal Time Deal. Non si può sopravvivere, infatti Julian, il protagonista, è costretto a dover in qualche modo licenziarsi proprio perché nell'azienda in cui lavora, nella fabbrica in cui lavora, tutti quanti i dipendenti sono costretti a far uso del time deal, ma lui non vuole fondamentalmente. Poi abbiamo Eileen, la sua fidanzata da moltissimo tempo. Eileen è costretta invece dai suoi genitori a far uso del time deal, perciò lei rimarrà per sempre in un corpo bellissimo e non invecchierà mai, fondamentalmente. I suoi genitori sono delle persone molto. Il padre in particolare è un grande attivista politico e proprio per questo, la ragazza viene costretta dai suoi genitori a prendere questo farmaco. Non si sa però, quali siano le controindicazioni del Time Deal e Eileen è una delle persone che avrà delle controindicazioni molto, particolari, delle perdite di memoria. Non si sa se sia collegato al Time Deal o meno. Perciò succede una certa cosa e Eileen finisce nei guai, possiamo dire, e Julian, insieme a un gruppo di altre persone, si catapulta ad aiutarla. È un romanzo che sinceramente mi è piaciuto veramente molto. Comunque vi metterò giù nell'info box la recensione, il link alla recensione sul mio blog e devo dire che è veramente molto interessante, mi ha fatto riflettere molto su tantissimi aspetti della vita, sull'inquinamento, su quanto potere abbiano certe aziende sulla vita di tutti quanti noi, anche inconsapevolmente. Proprio per questo diciamo, sono riuscita a ricollegare, almeno come idea, come pensiero che c'è di base,
The Circle, anche se non ho ancora letto né il libro Il cerchio di Dave Eggers, che ho programmato comunque di leggere da moltissimo tempo, ma ahimè ancora non ho avuto l'occasione di farlo. Perciò ve lo consiglio se avete amato il film, oppure se avete amato il libro o di Dave Eggers, o comunque volete riflettere con una scrittura estremamente travolgente su delle tematiche estremamente attuali. Poi ho letto Talon di Julie Kagawa, edito Harlequin Mondadori, ormai HarperCollins, che sono riuscita ad acquistare un po' di tempo fa in realtà, ma non mi decidevo mai a leggerlo, forse perché avevo delle aspettative un po' particolari su questo libro. Ci troviamo in un mondo in cui i draghi e gli umani sono in lotta tra loro e c'è la confraternita di San Giorgio che è composta da soli umani. Questi umani vogliono uccidere tutti i draghi. I draghi però sono effettivamente tra di noi, possiamo dire, perché si trovano a camminare insieme agli umani. Perché c'è Talon, appunto, che è questa associazione composta da tutti i draghi che indirizza appunto i draghi più piccoli, i cuccioli di drago, e gli insegna cosa fare, come comportarsi e poi li inserisce, possiamo dire, nel mondo del lavoro. Abbiamo i due protagonisti principali, che sono Amber e Dante Hill, che sono molto speciali, questo perché i draghi depongono solamente un uovo per volta e proprio per questo non ci possono essere dei fratelli, e in particolare non ci possono essere dei fratelli gemelli. Questo però non accade per Dante ed Amber Hill, che sono due fratelli che vengono spediti da Talon in California a passare l'estate, perché devono essere in grado di mimetizzarsi effettivamente con gli umani, perché i draghi in questo libro sono in grado di trasformarsi in umani, hanno delle figure umane, perciò sono due adolescenti qualsiasi, se non che sono bellissimi, e vanno in giro a fare amicizia con i loro coetanei. Quest'idea mi è piaciuta veramente molto, mi aspettavo un libro un po' più alla Game of Thrones, invece no, devo dire che mi è piaciuto veramente parecchio. È molto semplice, molto divertente, molto fresco, perché la figura di Amber è molto, diciamo, l'ho associata molto a Katniss Everdeen di Hunger Games per il suo caratterino un po' peperino e per la sua dedizione, per la sua particolare dedizione all'amicizia, alla lealtà, a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e perciò ve lo consiglio caldamente, soprattutto per questo periodo estivo, perché è veramente molto, molto scorrevole, estremamente divertente. Di tutt'altro genere, invece, Quaderno di disciplina di Luigi Berardi e Otto Gabos, è una graphic novel un po' particolare, l'ho apprezzata particolarmente perché tratta di un tema molto, molto toccante, ossia la figura della criminalità organizzata. Infatti, la voce narrante è di un boss della criminalità organizzata che viene segregato in un bunker e deve sfuggire ai nemici che gli sono contro giorno dopo giorno. Questo però, diciamo, gli crea un po' di amarezza, un po' di sentimenti contrastanti. La voce narrante non è di una persona buona, di una persona totalmente innocente, è la voce di
un boss mafioso, perciò non vi aspettate di sentir parlare della criminalità organizzata in modo obiettivo. Sentiamo parlare della criminalità organizzata da una persona che è all'interno di questo mondo e questo secondo me è ancora più interessante. Un'altra cosa molto interessante sono i disegni, molto molto semplici, ma quel che posso dire è che abbiamo, in particolare, è molto particolare quest'opera proprio perché è composta da parti a fumetto e parti in forma romanzata, in forma scritta. Abbiamo sempre delle illustrazioni, e ve lo consiglio caldamente. Per quest'opera ringrazio la Tunue che me lo ha inviato per farmi una recensione e presto la troverete sul blog. Comunque ha un prezzo di 14,90 € ed è un'opera inedita di Luigi Bernardi e sono stata molto contenta anche per la postfazione che è scritta da Otto Gabos. Ed è stata molto interessante perché spiega come sia nata questa l'idea per quest'opera e ve la consiglio estremamente. L'unico libro che non ho apprezzato praticamente per niente è stato La felicità è una pagina bianca di Elizabeth Egan. Allora, parto col dirvi che Elizabeth Egan non c'entra nulla con Jennifer Egan, mi raccomando, non fate questo sbaglio per favore. È edito dalla Nord per un prezzo di copertina di 16,60 € ma io l'ho preso dal libraccio a Roma per 8,30 € e sono contenta di averlo preso usato perché non sarei rimasta molto delusa da questo libro ed è estremamente triste se solo avessi dovuto spendere 18 euro per questo libro. La trama in realtà era molto interessante, davvero, ma non mi è piaciuta la costruzione della storia, non mi è piaciuto come poi è andata a svilupparsi la storia. Infatti la trama parla di una donna che è sposata con figli, che si trova nella condizione di dover abbandonare la sua vita casalinga da madre vera e propria e decide di abbandonare il suo lavoro part-time per dedicarsi ad un lavoro a tempo pieno. Questo lavoro a tempo pieno è in un'azienda molto particolare, una nuova azienda in cui le persone che si occupano principalmente di letteratura, di libri, ma di libri in modo un po' diverso da come è stata sempre abituata la protagonista. Sono molto, diciamo, amareggiata per come è andata a finire, non la storia, ma proprio per la sua costruzione. Vi devo dire che dopo 2 giorni non ricordavo null'altro se non la trama principale, però mi è piaciuta la parte in cui si parla della madre in carriera, della donna in carriera rispetto all'uomo che è costretto a stare a casa. L'ho trovato un po' però un cliché perché vengono inserite delle cose, dei riferimenti letterari un po' buttati così a caso per far sì che la scrittrice, diciamo, la scrittrice vuole solamente, diciamo, ostentare la sua conoscenza della letteratura, dei romanzi, o almeno io l'ho vissuto così. Non ve lo consiglio, mi dispiace demolire così un romanzo, ma sinceramente non mi è piaciuto per niente. Ho fatto anche molta fatica a terminarlo perché è molto grande, sono
quasi 400 pagine e quindi non, no, non leggetelo. Al contrario, Il segreto di Black Rabbit Hole di Chase. Bellissimo. Quello che mi ha colpito, oltre alla trama, ovviamente, è la copertina, perché ha una sorta di aura macabra, eccetera. È un romanzo molto, molto particolare, ve lo consiglio assolutamente. Ci troviamo in Cornovaglia. Il protagonista, diciamo in toto, del romanzo è Black Rabbit Hole, che è questa casa antica, suddiviso in due parti che si intrecceranno tra loro. Abbiamo la storia di Lorna, che è una donna che vuole organizzare il suo matrimonio proprio in Cornovaglia e sta cercando una casa per ospitare il suo matrimonio. Non appena vede Black Rabbit Hole, c'è qualcosa che la spinge a voler scegliere quell'abitazione, anche se è abbastanza decadente, non è tenuta benissimo, sarà il primo matrimonio ad essere celebrato lì, perciò il suo futuro marito è molto titubante per la sua scelta, ma la seconda comunque perché Lorna ha appena perso la madre, sua madre è appena morta, è passato pochissimo tempo, perciò cerca di assecondarla in tutto e per tutto. Rimarrà a Black Rabbit Hole per un po' di tempo e qui scoprirà delle cose del suo passato. Scoprirà perché è collegata a Black Rabbit Hole. Abbiamo al contempo la storia narrata da Amber Elton, narrata 30 anni prima dei giorni nostri, nei giorni in cui Lorna si reca a Black Rabbit Hole. Questa è la residenza delle vacanze della famiglia Elton e Amber è la primogenita insieme al suo fratello gemello. Purtroppo anche Amber si trova in un'estate in particolare ad aver perso sua madre per via di un incidente, perciò suo padre deciderà subito di risposarsi, di trovare una nuova compagna. È la storia di Amber e Lorna, di come due persone a 30 anni di distanza siano così diverse eppure così simili. È una storia con un filo di suspense, un romanzo familiare un po' particolare, diverso dai romanzi familiari consueti che conosciamo tutti, ma ve lo consiglio veramente moltissimo. È molto scorrevole, è veramente piacevolissimo, la scrittura di Chase è splendida. Io ho dato 5 stelline su 5 su Goodreads. E non posso far altro che consigliarvelo caldamente, anche se diciamo l'ambientazione è un po' più, nonostante una buona parte sia ambientata in estate, io l'ho vista un po' più cupa proprio per l'alone di mistero che la circonda, ma ve lo consiglio veramente molto. Arriviamo poi a Forse l'amore di Silvia Vecchini e Suazo, edito Tunue. Ha un prezzo di copertina di 14,90 euro, è veramente brevissimo, piacevolissimo. È una storia di vita quotidiana che parla dell'amore, ovviamente come abbiamo capito dal titolo. Qui dietro c'è scritto: a cosa somiglia la prima volta che ci si innamora? Un giorno qualunque sembra rispondere. I disegni sono splendidi, veramente molto molto
dolci a me sono piaciuti veramente tantissimo. Appunto, vi dicevo, sono storie di vita quotidiana, ma principalmente io lo definirei così, è una poesia illustrata, proprio perché non è una, la storia narrata c'è, ma non è una storia a fumetti, diciamo. C'è una poesia e poi è stata illustrata in maniera eccelsa. Ve lo consiglio veramente molto, soprattutto se dovete fare un regalo, secondo me questo sarà apprezzatissimo. Poi abbiamo l'ultima graphic novel, Giardino d'inverno. Ringrazio ancora la Tunue per avermi mandato questa graphic novel, quest'opera stupenda. Qui dietro c'è scritto: nell'indifferenza generale vomito e questo cazzo di pianeta continua a girare e io vomito. È la storia di questo personaggio che diciamo si ritrova a dover affrontare la sua vita in modo particolare. Le sue giornate sono scandite da tristezza, possiamo dire, da una sorta di continuo arrancare. In particolare la sua vita non è assolutamente appagante. Quello che lui vive, lo vive come se fosse un orologio, come se fosse costretto a continuare la vita in modo sempre uguale. Ha una relazione, ma non è una relazione stabile, possiamo dire, non è una relazione definita, non si parla con i genitori. Diciamo, e un incontro in particolare gli farà cambiare idea sulla sua vita e sul mondo in generale, su come dovrebbe comportarsi ciascuno di noi. Ve lo consiglio veramente molto, 5 stelline su 5, ve lo consiglio caldamente. Come vi ripeto, anche per un regalo è veramente consigliatissimo. Benissimo, lettori, le mie letture sono finite. Fatemi sapere qui giù nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri o se volete sentirne parlare in modo più approfondito rispetto al mio blaterare un po' sconnesso di oggi. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate, seguitemi su Instagram, su Facebook e sul blog perché ci sono veramente, veramente molte novità in arrivo. Grazie per aver guardato il video fin qui. Ciao!